Parola al Presidente. Sì, grazie. Innanzitutto mi scuso per il ritardo. Un quarto d'ora, ma insomma, di solito sono puntuale, per cui scusatemi per il ritardo. I miei complimenti a chi ha realizzato l'opera, perché di solito si inaugurano queste opere, ma ci si dimentica che ci sono dei lavoratori, no, che hanno lavorato. Quindi i miei complimenti a loro. I miei complimenti e ringraziamenti ovviamente al dottor Dalben per quello che ha fatto, e non posso non ricordare che se non fosse stato per me, voi Dalben non l'avrete mai avuto, non l'avreste mai avuto. No, visto e considerato che sembrava un'occupazione quando l'ho nominato, no? Se avessi fatto un referendum, Dalben sarà l'unico da non nominare. Per fortuna che poi avete fatto la rivoluzione per riaverlo ancora. Questo a volte dimostra anche la visione e la coerenza. Vabbè, però prendiamone atto. È uno dei meglio cavalli che abbiamo in scuderia e mi fa piacere che abbia modo di dimostrare questa sua attività sia qui in quel di Chioggia che in quel di Venezia, che poi se ci pensate un po' non è altro che l'anteprima dell'Ulss provinciale. C'è qualcuno che dice ma è impossibile gestire un Ulss e un direttore generale non ce la farà mai avere più Ulss. Ma guardate, venite a Venezia, a Chioggia, vedete come si fa, Dalben ve l'ha dimostrato. Fra l'altro le segue con due staff diversi, con due realtà che non sono perfettamente integrate ovviamente, perché sono due realtà amministrative a sé stanti, per cui facendo più fatica rispetto a quel progetto che noi prevediamo della provincializzazione delle Ulss. Beh, guardate, io penso che oggi, e ci sono venuto volentieri di persona, questa inaugurazione vada nella direzione, e come se in Portogallo sapete che cantano il fado, no? Sta malinconia che si trascina sempre, no? E i ciosotti, quando chi mi vede, ma ciosa se ne smette, gà, potrei dirvi anche i ciosotto se vuoi. Però ragazzi, guardatelo bene, non ce l'ho neanche a casa mia questo, vicino a casa. Avete prima emergenza, urgenza di primo livello, racconto bugie, piastra operatoria, rianimazione se non ricordo male, 3 milioni 950 mila euro inaugurazione che facciano oggi, altri 4 milioni per la conclusione della partita della piastra operatoria, significa che Chioggia anticipa quello che sarà la sanità del futuro. Ma noi soldi non ne abbiamo da buttare via, capiamoci. Qua non è che vi possiamo portare il centro trapianti, tutte le fantasie che avevi in paio di teste. Ma dobbiamo mettere invece nelle condizioni l'ammalato, ma in particolar modo l'emergenza urgenza, che se uno gli viene un coccolone un po' lì traumatizzato, abbiamo la Romea purtroppo, altro guaio che abbiamo qui, ma insomma qualcosa di urgente, lo dico banalmente, arrivi in un presidio che è in grado di prendersi in carico il paziente, stabilizzarlo, c'è anche la rianimazione, il reparto, c'è la camera calda di 160 metri quadri, c'è la rianimazione, stabilizzarlo, decidere poi se è curabile qui o se bisogna trapiantarlo perché ha un problema, che ha avuto un trauma, che so, se ha bisogno di interventi molto più poderosi, ma quegli interventi più poderosi, toglietevelo dalla testa, non li possiamo fare vicino a casa, perché ci vuole professionalità, ci vuole tecnologia e ci vuole casistica. La sanità del futuro non è quella di aver tutto vicino a casa, è quella di avere dei grandi centri dove comunque riusciamo ad avere interventi di altissima qualità. Cioè chi vuole un trapianto, o chi appunto vuole, chi avesse necessità di un trapianto di fegato, andrà all'azienda ospedaliera di Padova piuttosto che a quella di Verona, perché lì ci sono i professionisti. Fra l'altro Padova è un centro di riferimento col professor Cillo. Abbiamo il centro di trapianto del cuore, il centro Gallucci di Padova, e anche lì, per dirvi insomma che l'idea sta prendendo corpo e Chioggia anticipa, cioè emergenza urgenza, le cure, diciamo quelle generiche, definiamole così, mi si perdoni il passaggio, ma poi gli interventi specialistici di alta specializzazione dobbiamo indirizzarli su altre realtà. Questo è anche il significato e la risposta concreta a tutti quelli che dicevano nel 2000